Buongiorno, datemi conferma se mi vedete e sentite perché ho avuto qualche problema tecnico col computer, quindi se tutto funziona possiamo iniziare. Perfetto, allora ci siamo. E andiamo a introdurre l'argomento di oggi. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo già discusso diverse delle conseguenze dei principi di relatività. Oggi andiamo a parlare più nello specifico di eventi e delle trasformazioni di Galilei e di Lorentz, che hanno un'importanza fondamentale in relatività. Il problema è che ci poniamo il seguente: intanto diamo la definizione di evento, che noi abbiamo già accennato in alcune delle lezioni passate, ma dobbiamo meglio specificare che cos'è un evento. Un evento è da intendersi come qualcosa che succede in un ben determinato posto, in un ben determinato istante di tempo. Ad esempio l'accensione di una lampadina. E chiaramente dobbiamo associare a questo evento una posizione ben precisa ed un istante ben preciso. Quindi di fatto l'evento in generale è definito, andando proprio all'osso della faccenda, da quattro numeri che sono le tre coordinate spaziali x, y e z e il valore dell'istante di tempo letto sull'orologio quando questo evento ha luogo. Spero che questo sia chiaro. Quindi essenzialmente una quaterna di numeri, le coordinate spazio-temporali, identificano un evento. Questo concetto è già presente in meccanica classica, semplicemente viene trattato diversamente, ma è già in meccanica classica, già nella relatività galileiana il concetto di evento è definito. Dobbiamo solo vedere come trattare lo stesso concetto nei due casi, sulla base dei principi di relatività galileiana e sulla base del principio di relatività generalizzato nella visione, di Einstein. Quindi, spero che sia chiara la definizione di evento. Per distinguere la definizione di evento, diamo la definizione di fenomeno invece. Un fenomeno è qualcosa che ha una certa evoluzione temporale, quindi ad un fenomeno non viene associato un istante di tempo, ma una durata. Quindi un fenomeno ha un inizio in un istante di tempo T1 e una fine in un istante di tempo T2. Lo stesso fenomeno può avere luogo mantenendo inalterata la propria posizione, quindi le coordinate spaziali possono rimanere inalterate oppure cambiare tra l'istante T1 e l'istante T2. E vi ricordo che a questo proposito noi abbiamo distinto, nel parlare della dilatazione dei tempi e della contrazione delle lunghezze, abbiamo distinto l'intervallo di tempo proprio dall'intervallo di tempo generico proprio sulla base del fatto che la posizione in cui il fenomeno si verifica rimanga invariata oppure cambi nei due casi. Quindi ad un fenomeno viene attribuita una durata delta t che è data dalla differenza fra l'istante finale in cui il fenomeno si esaurisce e l'istante iniziale in cui il fenomeno ha inizio. Di fatto un fenomeno è identificato da due eventi, l'evento di inizio e l'evento di fine. Se su questo ci siamo, passiamo a parlare di trasformazioni per vedere come cambiano le trasformazioni passando dalla visione di Galilei a quella di Einstein. Ci sono dubbi sulla definizione di evento? Potete in qualche maniera farmi delle domande o magari se avete bisogno di puntualizzare qualcosa, mi fermo un secondo prima di passare oltre. Quindi spero che sia chiara la definizione. Benissimo. Allora, parliamo adesso di trasformazioni. Trasformazioni si intende, dobbiamo vedere cosa succede quando, si cambia il sistema di riferimento. Allora, un cambio di sistema di riferimento significa cambio di punto di osservazione. Gli esempi che abbiamo fatto sono il caso dell'osservatore a terra e un osservatore che si trova su un'astronave, l'osservatore che sta a terra e l'osservatore che sta su un aereo. In pratica sono due sistemi di riferimento diversi che io ho qui rappresentato con due terne di assi cartesiani che servono a rappresentare le coordinate spaziali, uno con origine O e l'altro con origine O', che possono essere utilizzati anche molto sinteticamente per indicare i due osservatori. Ognuno ha la sua terna di assi cartesiani ed ha il proprio orologio. Ora sappiamo che i tempi non sono necessariamente uguali per i due osservatori. C'è una precisazione, una domanda di Mirko. Un fenomeno, ad esempio, può essere una lampadina che si accende e poi si spegne. Diciamo, il fenomeno consiste nel fatto che la lampadina stia accesa per un certo tempo, sì. Oppure può essere un esperimento condotto in laboratorio che ha un inizio e una fine. Quindi l'evento ha una durata, scusate, il fenomeno ha una durata, l'evento invece ha associato una coordinata spaziale ben determinata, diciamo che è istantaneo l'evento.
Quindi vi dicevo, ogni sistema di riferimento ovviamente ha associato un suo orologio, ormai lo sappiamo che il tempo subisce delle trasformazioni. Quello che vogliamo sapere adesso è come cambiano le coordinate spazio-temporali x, y, z e t di uno stesso evento di cui qui ho rappresentato la posizione, quando cambiamo il sistema di riferimento. Cioè, se conosco le coordinate spazio-temporali che l'osservatore O associa a un determinato evento, quali sono le coordinate dello stesso evento secondo l'osservatorio primo? O viceversa, se conosco quelle assegnate dall'osservatorio primo, devo trovare il modo di calcolare quelle associate dall'osservatore O. Le leggi matematiche che permettono di passare dalle coordinate spazio-temporali di un rispetto ad un osservatore alle coordinate spazio-temporali dello stesso evento per un altro osservatore, le chiamiamo trasformazioni. Le trasformazioni classiche che noi già conosciamo sono le trasformazioni di Galilei che, riferendoci a come abbiamo orientato qui le due terne di assi cartesiani, cioè orientando gli assi x e x' nella direzione del moto relativo dei due sistemi di riferimento, cioè l'osservatore primo è in moto con velocità v rispetto all'osservatore O, allora in questo caso le trasformazioni di Galilei vanno scritte nel seguente modo. Le coordinate x', y', z' e t' sono legate alle coordinate x, y, z e t da trasformazioni molto semplici. Le coordinate sugli assi y e z non subiscono alcuna trasformazione. Scriviamo y' uguale y, z' uguale z, t' uguale t. Attenzione a questa, questa è la visione di Galileo Galilei, chiaramente, tempo assoluto. E per quanto riguarda la trasformazione della coordinata x, questa subisce una modifica perché c'è il moto relativo proprio lungo la direzione dell'asse x, quindi si deve tenere conto del fatto che passando il tempo, l'origine primo si sposta proprio lungo la direzione x. Infatti andremo a scrivere qualcosa del tipo x meno v per t. In pratica la coordinata x viene corretta dello spazio che nel frattempo l'origine primo ha percorso rispetto all'origine O. Fin qui sono trasformazioni molto semplici basate sulla geometria euclidea che conosciamo, le nozioni di tempo secondo la meccanica classica e le nozioni sul moto rettilineo ed uniforme. Io mi fermo un attimo, se avete qualche osservazione a riguardo possiamo un attimo dare qualche chiarimento. Magari mi limito a fare qualche esempio, un esempio molto semplice. Supponiamo che un evento abbia le coordinate x uguale 2 metri, y uguale 3 metri, z uguale 1,5 metri e magari avviene nell'istante t uguale 5,0 secondi. X, Y e T rimangono invariate, sì. Ovviamente c'è una scelta opportuna dell'orientazione dei due sistemi di assi cartesiani, cioè praticamente si sceglie di orientare gli assi X e X' nella direzione del moto relativo. Questa è una scelta che può sempre essere fatta e che permette di semplificare la trattazione matematica del problema. Non è che la coordinata X abbia qualcosa di speciale in sé, semplicemente è stata nostra scelta orientare l'asse X nella direzione del moto. E questo dà alle coordinate y' e z' questa caratteristica di non cambiare. Ora, supponiamo che un nuovo sistema di riferimento sia in moto rispetto ad O con velocità v uguale 10 metri al secondo. Allora, cosa succede alle coordinate spazio-temporali rispetto all'osservatore O'? In questo caso avremo che x' è uguale ad x meno vt, cioè 2 metri meno 10 metri al secondo per 5,0 secondi. Fate la semplificazione e ottenete 2 metri meno 50 metri, cioè meno 48 metri. Per quanto riguarda invece y' uguale a y, z' uguale a z e t' uguale a t, cioè come abbiamo già osservato, queste tre coordinate non cambiano e vengono semplicemente ricopiate dai valori iniziali, e invece la coordinata x viene corretta a causa del moto relativo fra i due sistemi, cioè se l'evento è avvenuto alla posizione x uguale 2 metri per un osservatore, per l'altro osservatore l'evento si è verificato in posizione meno 48 metri, cioè a sinistra dell'origine di 48 metri distante. Fin qui spero che sia abbastanza chiaro, e questo tra l'altro è il punto di partenza per ottenere la legge di composizione delle velocità da cui noi siamo partiti nell'impostare
il nostro discorso sulla relatività, quel famoso C' uguale C più o meno la velocità del moto relativo. Ricordiamoci che poi abbiamo escluso questa legge sulla base dei risultati dell'esperimento di Michelson-Morley. Ma fatto è che questa legge di composizione si ottiene partendo dalle trasformazioni di Galilei e tenendo conto del tempo assoluto. Questo per riassumere un attimo il nostro punto di partenza. Cosa succede con i principi della relatività ristretta? Il tempo assoluto non esiste più, abbiamo già ampiamente discusso dei fenomeni della dilatazione dei tempi e della contrazione delle lunghezze. In questo caso bisogna utilizzare nuove trasformazioni. C'è da dire che le trasformazioni che oggi si usano in relatività non sono state formulate da Albert Einstein, ma da un altro fisico che si chiama Lorentz, infatti porta nel suo nome, e sono state formulate cercando una via per ottenere trasformazioni che fossero compatibili col principio dell'invarianza della velocità della luce. Poi di fatto si sono trovate queste trasformazioni già pronte una volta che la teoria della relatività era stata formulata. Le trasformazioni assumono questo aspetto leggermente più complicato, ma non di tantissimo, sempre rispettando lo schema che noi abbiamo adottato per quanto riguarda gli assi cartesiani. Le nuove coordinate x', y', z' e t' vanno scritte nel seguente modo. Rimane il fatto che le coordinate spaziali perpendicolari alla direzione del moto relativo non subiscono alcuna modifica, e questo lo abbiamo discusso anche in relazione al fenomeno della contrazione delle lunghezze. Per quanto riguarda la coordinata x', subisce una modifica simile, cioè x-v/t compare, ma sotto compare a dividere il fattore che già abbiamo imparato a conoscere, radice di 1-v² / c². E analogamente, per quanto riguarda il tempo, compare una correzione. Il tempo non è più assoluto e qui abbiamo t-v/c²x fratto radice di 1-v² / c². Queste vanno sotto il nome di trasformazioni di Lorentz. Osserviamo alcune importanti differenze rispetto alle trasformazioni di Galilei. Su y' e z' abbiamo detto non cambia nulla. La prima evidente macroscopica differenza è che anche la coordinata tempo subisce trasformazioni. In particolare la trasformazione riguarda due elementi. Uno è il fattore di dilatazione di Lorentz, che comprende la radice di 1-v² / c², che chiaramente diventa importante per velocità confrontabili con quella della luce. L'altro elemento è che compare un termine dipendente dalla coordinata. Così come nel correggere la coordinata x compare il tempo, nel correggere il tempo compare la coordinata spaziale. Domanda di Sabrina, queste sono di Einstein, diciamo che si inquadrano nella teoria della relatività ristretta formulata da Einstein, però non le ha scritte Einstein, le ha scritte Lorentz. Altrimenti le avremmo chiamate trasformazioni di Einstein. Si chiamano trasformazioni di Lorentz per dare credito a chi le ha scritte per la prima volta. Quindi le coordinate spazio-temporali si mescolano, compaiono x e t nel calcolare x' e compaiono t ed x nel calcolare t'. Quindi anche la posizione in cui un evento avviene interviene nel calcolare il nuovo valore della coordinata tempo. C'è una prima osservazione che dobbiamo fare su queste trasformazioni, oltre a sottolineare le differenze. C'è un fatto, le trasformazioni di Galilei, noi sappiamo che per fenomeni in cui le velocità coinvolte non sono molto alte, cioè comunque molto più piccole della velocità della luce, gli effetti relativistici sappiamo già che non si osservano, quindi queste trasformazioni non dobbiamo buttarle nel cestino dei rifiuti. Queste trasformazioni per bassi valori della velocità devono ancora funzionare. Il che significa che non ci deve essere uno scarto netto fra queste trasformazioni e quelle di Lorentz. Quelle di Lorentz devono in qualche modo ricondursi alle trasformazioni di Galilei nel caso in cui beta, cioè il rapporto V/C, dovesse essere molto minore di 1, quindi velocità molto piccole rispetto a quelle della luce. In effetti questo lo possiamo osservare. Perché? Perché la radice di 1-v² / c², che poi è la radice di 1-β², se è valida questa condizione, ci porta chiaramente a dire che questo fattore vale sostanzialmente 1, perché β² risulta essere trascurabile rispetto ad 1.
e quindi il denominatore scompare. E così vediamo che x' diventa x meno vt soltanto, che è esattamente l'espressione che noi utilizziamo nelle trasformazioni di Galilei. Quindi questo per quanto riguarda la coordinata spaziale. Per quanto riguarda la coordinata temporale, si fa lo stesso discorso per quanto riguarda il denominatore. Se v è molto piccolo, allora il denominatore scompare, però anche al numeratore il rapporto v su c quadro, se beta è molto piccolo e v su c quadro è molto minore di 1, v su c è molto minore di 1, a maggior ragione anche v su c quadro diventa piccolo, e quindi il termine v su c quadro diventa trascurabile. Trascurabile, quindi dovendo approssimare questo con 1 e questo diventa trascurabile, ci ritroviamo con t' uguale a t, cioè esattamente le trasformazioni che danno il tempo assoluto di Galilei. C'è un'osservazione di Mirko, la leggiamo, forse sto dicendo una cosa stupida, per carità, ogni domanda è lecita, ma non capisco come t' sia in corrispondenza con lo spostamento x, cioè il tempo varia dipendentemente dallo spostamento, più che dallo spostamento, dalla posizione. Ricordiamoci che quando parliamo di evento non parliamo di spostamenti o di intervalli di tempo, ma parliamo di posizione e istante di tempo. È come scattare una fotografia, si va a congelare qualcosa che succede in un determinato posto in un istante di tempo, l'inizio di un fenomeno potrebbe essere l'evento. Quindi sì, è coinvolta la coordinata spaziale. Questa è una delle novità delle trasformazioni di Lorentz, e funzionano, perché tra l'altro le formule che noi abbiamo già scritto, per esempio per la dilatazione dei tempi e per la contrazione delle lunghezze, possono essere ricavate partendo proprio dalle trasformazioni di Lorentz. E facciamo un esempio prima di spostarci sugli esercizi che vi avevo lasciato e che così possiamo utilizzare per discutere meglio il problema. Se vi ricordate, noi avevamo discusso, abbiamo rivisto, sì Giuseppe, va bene, questa non la riepilogo come domanda. Riprendo il discorso sulle trasformazioni di Lorentz. Noi possiamo fare un ragionamento per riprendere alcuni dei fenomeni che abbiamo già discusso, per esempio la relatività della simultaneità. Noi abbiamo detto che se abbiamo due eventi, chiamiamoli E1, aspettate che E2, ognuno con le sue coordinate spazio-temporali, x1, x2, non x1 ma y1, z1 e t1, e poi x2, y2, z2 e t2. Queste sono le coordinate spazio-temporali di due eventi distinti. Se i due eventi sono simultanei rispetto ad un osservatore, non è affatto detto che lo siano anche per un altro osservatore. Supponiamo che per i due osservatori O e O' che abbiamo fino adesso indicato, con due sistemi di riferimento in moto l'uno rispetto all'altro, ci sia proprio una situazione di questo tipo. Secondo l'osservatore O, i due eventi E1 ed E2 supponiamo che siano simultanei. Se sono simultanei, significa che l'istante di tempo T1 associato al primo evento deve coincidere con l'istante di tempo T2 associato al secondo evento. Vediamo cosa succede se andiamo a calcolare gli istanti di tempo T1' e T2' che il secondo osservatore associa agli stessi eventi. Utilizziamo le trasformazioni di Lorentz, quindi rivediamo un attimo la formula che c'è scritta qui, che tra l'altro possiamo semplificare. Ricordiamoci che c'è il fattore di dilatazione gamma, che è dato da 1 fratto radice di 1 meno beta quadro, e quindi possiamo scrivere queste trasformazioni in questo modo: gamma per t meno beta su cx, e qui possiamo scrivere anche gamma per x meno vt, quindi può anche riepilogarsi in questo modo la trasformazione, e 1 fratto radice di 1 meno pi quadro su c quadro l'ho scritto come gamma. E adesso andiamo a utilizzare questa formula proprio per calcolare gli istanti t1' e t2', supponendo che t1 e t2 siano uguali. Allora ci ritroviamo con gamma, e poi tra parentesi andiamo a scrivere T1 meno beta su CX1 e T2 meno beta su CX2. Adesso andiamo a fare la differenza T
T2' meno T1' per vedere se è nulla, perché se i due eventi sono simultanei, chiaramente la differenza T2 meno T1 vale 0. Dobbiamo vedere se anche T2' meno T1' è nulla. Se qui dovesse essere nulla, vuol dire che gli eventi sono simultanei anche per il secondo osservatore. Se invece dovesse risultare diversa da 0, vuol dire che gli eventi non sono simultanei. Facendo la differenza, sottraendo membro a membro, gamma possiamo metterlo in evidenza, e tra parentesi ci troviamo con T2 meno T1 meno beta su CX2 più beta su CX1. Ora osserviamo che sulla base delle ipotesi che abbiamo fatto, cioè che i due eventi sono simultanei per il primo osservatore, questa differenza risulta essere nulla. E quindi rimane gamma per beta fratto C, beta fratto C lo sto raccogliendo a fattor comune, per la differenza X1 meno X2. E qui possiamo distinguere due casi. Se per caso la differenza X1 meno X2, cioè la differenza di posizione in cui avvengono i due eventi per il primo osservatore, è diversa da 0, allora quello che succede è che la differenza T2' meno T1' è diversa da 0, e quindi otteniamo che delta T' è diverso da 0 e i due eventi non sono simultanei per il secondo osservatore. La simultaneità viene preservata soltanto nel caso particolare in cui i due eventi per il primo osservatore avvengono nello stesso posto, e quindi abbiamo x1 uguale x2. Se x1 è uguale a x2, questa differenza fa 0 e allora delta T' risulta nulla, ma è un caso particolare. In linea generale, se i due eventi avvengono in posti diversi, come per esempio nell'esempio del treno, se vi ricordate, avevamo considerato due segnali luminosi che provenivano dall'estremità opposta del treno. I due eventi avvengono allo stesso istante ma in posti diversi, e allora risulta delta T' diverso da 0. Cioè andiamo a confermare un fatto che avevamo già discusso, partendo direttamente dal principio di relatività, che la simultaneità tra due eventi è un fatto relativo e non assoluto. Due eventi possono essere simultanei per qualcuno e non simultanei per qualcun altro che sia in moto rispetto al primo osservatore. Su questo io mi fermerei un attimo prima di passare a discutere qualche esercizio, qualche caso pratico, se avete delle domande o delle osservazioni da fare. Io nel frattempo vado a prelevare l'elenco degli esercizi che avevamo . E allora dal vostro libro di testo c'era questi esercizi 8, 9, 18, 37 e 38. Io andrei in ordine, a meno che qualcuno di voi non abbia già una richiesta specifica per qualcuno di questi esercizi. In particolare, allora, Dario chiedeva sugli ultimi due praticamente. Ora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono, quindi gli ultimi due, 37 e 38, anche Claudia dice gli ultimi due, quindi andiamo direttamente al 37 e 38, poi in base alla disponibilità di tempo eventualmente ridiscutiamo i primi tre. Quindi andiamo a pagina 132 del vostro libro, o più che la pagina prendiamo l'elenco degli esercizi. Credo forse che si trattasse di quelli di riepilogo. Scusate, credo che ho confuso la pagina con il numero dell'esercizio. Rivediamo un attimo. Era il numero 37 e 38. Sì, io sono andato troppo avanti con l'elenco. Ok, eccoci qua. Qua c'è il numero 37. Questo è il testo in inglese.
Il numero 18, Lucia, lo discutiamo dopo a questo punto. Inizio dal 37 a 38 e poi saltiamo indietro sugli altri. Quando parla di proper dimensions intende la lunghezza propria, quindi sono le dimensioni di un parallelepipedo che sono rispettivamente 50 cm, 50 cm e 65 cm. In pratica il parallelepipedo ha due spigoli della stessa lunghezza e un terzo spigolo di lunghezza diversa. Poi chiede quale dovrebbe essere la velocità di un osservatore nella direzione dello spigolo più lungo affinché il parallelepipedo abbia la forma di un cubo. Qui non so se è chiaro il problema, adesso lo formalizziamo meglio con uno schema. Supponiamo che il parallelepipedo sia questo. Allora, noi abbiamo una lunghezza A, la stessa lunghezza A su un altro spigolo e poi una lunghezza diversa B maggiore sul terzo spigolo. In particolare, A vale 50 cm, B vale 65 cm. Ci si chiede, supponiamo che ci sia un osservatore che sia in moto rispetto al sistema di laboratorio in cui questo cubo è fermo, che sia in moto con una velocità parallela alla direzione dello spigolo più lungo, una velocità v. Vogliamo sapere quanto deve essere la velocità v affinché, secondo questo nuovo osservatore che chiamiamo O', la lunghezza B' appaia uguale alla lunghezza A, cioè 50 cm. In pratica significa che per questo osservatore il nostro parallelepipedo apparirà come un cubo, con tutte e tre le dimensioni uguali. Quindi questa dovrebbe essere l'impressione che ha l'osservatore in moto rispetto all'oggetto con le sue misure. Allora, noi sappiamo che in questo caso il fenomeno che stiamo osservando è quello della contrazione delle lunghezze. In particolare, la lunghezza B' si può calcolare partendo dalla lunghezza B moltiplicando per la radice di 1 meno beta quadro. Quindi ci viene chiesto quale valore di beta dobbiamo utilizzare per fare in modo che B' sia uguale ad A. A questo punto basta mettere al posto di B' A, e noi sappiamo quanto vale, e dopodiché al posto di B mettiamo il valore che abbiamo determinato e utilizziamo questa come equazione rispetto alla quale trovare l'incognita beta. E quindi abbiamo che la radice di 1 meno beta quadro deve essere uguale al rapporto B' su B, cioè il rapporto A su B. E quindi 1 meno beta quadro è uguale al rapporto A su B al quadrato, meno beta quadro è uguale a meno 1 più A su B al quadrato, quindi beta quadro è uguale a 1 meno A su B al quadrato. Da notare che stiamo cercando beta quadro, quindi è importante nello sviluppo delle formule che stiamo operando, che questo termine sia un numero positivo e minore di 1. In effetti è 1 meno un numero che è certamente inferiore ad 1, visto che la lunghezza A è inferiore rispetto alla lunghezza B. A questo punto dobbiamo estrarre la radice quadrata e abbiamo il valore di beta, cioè il valore della velocità che ci serve in rapporto a quella della luce. 1 meno il rapporto A su B al quadrato. Qui possiamo inserire i numeri. Poi, una volta che conosciamo beta, trovare la velocità in assoluto in metri al secondo è un'operazione semplice da svolgere moltiplicando per c. I numeri in nostro possesso sono questi: A su B è 50 fratto 65 da elevare al quadrato, e significa sono entrambi divisibili per 5, quindi ci ritroveremmo con 10 fratto 13, e quindi sono
Scusate, 65, perché 50 diviso 5 mi viene 10, 65. Giuseppe chiede, li lasciamo in centimetri? Sì, perché anche se li trasformiamo in metri, il punto è che qui compare il rapporto fra due lunghezze, quindi l'importante è che si utilizzi la stessa unità di misura. Se poi deve scrivere 0,50 fratto 0,65, il discorso è lo stesso. Comunque, qui potete eventualmente fare voi il completamento del calcolo, vi viene un numero inferiore a 1. Moltiplicando poi il valore di beta per la velocità della luce, ottenete il valore della velocità in metri su secondi. Antonio mi riporta un valore di 0,64, va bene, allora lo scriviamo qui, significa che la velocità è il 64% della velocità della luce. Quindi mo poi moltiplicate 0,64 per il valore di C e ottenete la velocità in metri al secondo, che potete eventualmente confrontare con il risultato. Comunque viene poco più della metà della velocità della luce. Vabbè, qua tra l'altro lo riporta in funzione di C, quindi non c'è neanche bisogno di calcolarla in metri al secondo, a meno che non abbiate la curiosità di vedere 0,64 C. Quindi questo risponde al quesito. È un esercizio sulla contrazione delle lunghezze, essenzialmente. Vi faccio notare che a causa del fatto che la contrazione delle lunghezze va a interessare soltanto una delle dimensioni, cioè quella parallela alla direzione del moto relativo, un oggetto non mantiene le sue proporzioni. Un parallelepipedo può diventare un cubo, ad esempio, oppure una sfera può diventare un ellissoide. Quindi questa è una delle altre conseguenze del modo in cui funziona questo fenomeno. Andiamo a vedere a questo punto, se non avete dei dubbi, l'esercizio numero 38. Allora, nell'esercizio numero 38 abbiamo una sbarra di lunghezza propria pari a 100 metri che si muove nella direzione della sua lunghezza con velocità di 0,300 c rispetto ad un determinato osservatore. Calcola il tempo impiegato dalla sbarra per oltrepassare l'osservatore. È chiaro che il moto è relativo, cioè l'osservatore si muove con velocità di 0,300 c rispetto alla sbarra e la sbarra ha la stessa velocità a parte il verso rispetto all'osservatore. Solo che se non fossimo in relatività dovremmo utilizzare questa distanza, 100 metri, con questa velocità e calcolare un tempo. Però nel mezzo c'è la contrazione delle lunghezze. Di conseguenza i 100 metri vanno corretti. In pratica noi prendiamo la sbarra che ha una lunghezza propria, se non sbaglio. Sì. Ricordiamoci che la lunghezza propria è misurata nel sistema di riferimento in cui la sbarra è ferma. Quindi supponiamo che sia L0, lo specifichiamo qui. L'osservatore in moto con velocità V rispetto alla sbarra, chiaramente la vede accorciata, il disegno non ha la pretesa di essere in scala, e la sua lunghezza risulta essere contratta. Diciamo che è L, e noi sappiamo che L è data da L0 fratto gamma o L0 per radice di 1 meno beta quadro con beta uguale a 0,300, che è un dato fornito dal libro di testo. Ci viene chiesto quanto tempo impiega, supponiamo che l'osservatore si trovi inizialmente qui, in questa posizione, la sbarra chiaramente per lui, o meglio, scusate, non qui, ma visto come è messa la velocità, diciamo qui. Se l'osservatore si muove verso destra con velocità b, la sbarra, secondo lui, si muove verso sinistra con velocità meno v. In ogni caso il valore assoluto è lo stesso. Quindi la sbarra a un certo punto, all'inizio all'estremità in corrispondenza dell'osservatore, passa un certo tempo, anche la seconda estremità passa dalla posizione in cui si trova l'osservatore. La domanda è quanto tempo è richiesto perché questo passaggio abbia luogo. È un po' come quando noi osserviamo passare un'auto, un autobus o un treno. Chiaramente se conosciamo la distanza L basta dividere per la velocità, quindi l'intervallo di tempo che stiamo cercando, delta T, è dato dal rapporto fra la lunghezza della sbarra, così come percepita dall'osservatore, fratto la velocità della sbarra stessa, V, che quindi diventa
L0 per radice di 1 meno beta quadro fratto la velocità v, ovvero L0 radice di 1 meno beta quadro, noi abbiamo il valore che è di beta, quindi qua sotto abbiamo beta per c. L0 abbiamo detto, Sabrina dice ma la lunghezza non la dava già il problema, sì, ma ricordate che la lunghezza non è un invariante, il problema fornisce, guardate bene il testo, la lunghezza propria pari a 100 metri, questa è la lunghezza propria misurata nel sistema di riferimento in cui la sbarra è ferma, ma noi stiamo ragionando sulla base di un osservatore che vede la sbarra muoversi con velocità 0,300 c, quindi per lui la sbarra non è lunga 100 metri, ma è lunga 100 metri moltiplicato radice di 1 meno beta quadro, quindi non è L0, questo è 100 metri, ma in realtà L è inferiore a 100 metri. Quindi adesso noi mettiamo i numeri in nostro possesso, 100 metri per radice di 1 meno 0,300 al quadrato fa 0,0900. E sotto mettiamo beta, cioè 0,300 per la velocità c, che a tre cifre significative vale ancora 3,00 per 10 alla 8 metri su secondi. Sabrina, non so se ho risposto alla tua domanda, se ho chiarito il tuo dubbio sul fatto che la lunghezza della sbarra non è quella data dal problema, cioè quel dato lo usiamo, ma la lunghezza della sbarra è contratta. A questo punto, vabbè, abbiamo davanti dei numeri e con questi dobbiamo ragionare. 1 meno 0,09 porta una leggera correzione alla lunghezza della sbarra. Non tantissimo, ma la correzione c'è. Praticamente sottraendo 0,09 abbiamo la radice di 0,910. Rispetto ai 100 metri c'è questa correzione qui. La velocità è 0,300 c, fa osservare Lucia, e infatti proprio questa abbiamo usato, la velocità io l'ho calcolata come beta per c, dove beta è 0,300. Secondo Lucia, quindi al denominatore in teoria non si dovrebbe semplificare. Cosa dovremmo semplificare? Chiaramente beta messo qui e beta messo qui non sono semplificabili, sono in due posizioni diverse. Quindi semplicemente beta va moltiplicato per la velocità della luce. E intanto qua c'è un 10 alla 2, qua c'è un 10 alla 8, quindi significa che ci ritroviamo con... intanto riscrivo i valori, abbiamo soltanto 0,3 per 3... quindi significa che abbiamo uno 0,900 come risultato di questa moltiplicazione, tutto da moltiplicare per 10 alla 8 metri su secondi. Facciamo il conto, metri su metri va via, rimane secondi. Dopodiché 1 su 0,9 verrà circa 1,1 grosso modo, da moltiplicare per 0,910, quindi effettivamente diciamo che questo rapporto qui, a meno che non venga calcolato veramente nel dettaglio, effettivamente non viene molto diverso da 1, però viene 1, qualcosa probabilmente. Dobbiamo andare nel dettaglio fino alla terza cifra significativa per sapere esattamente come cambiano le cose rispetto a quando non consideriamo la contrazione delle lunghezze. Poi c'è 100 metri fratto 10 alla 8, chiaramente 10 alla 2 fratto 10 alla 8 ci porta a un 10 alla meno 6 secondi, così abbiamo l'ordine di grandezza. Alla fine, se avete fatto voi il calcolo, c'è una radice di 0,910 fratto 0,9 che ci dovrebbe dare il dettaglio del risultato. Qualcuno dice 1,06, Sabrina, grazie, e allora abbiamo 1,06 per 10 alla meno 6 secondi. Comunque si tratta di 1,06 microsecondi, milionesimi di secondo. È chiaro che si tratta di un tempo molto breve per il semplice fatto che ci stiamo muovendo al 30% della velocità della luce, quindi anche se la sbarra è lunga 100 metri o poco meno,
Si tratta di un passaggio estremamente rapido per via dell'elevatissima velocità. Spero che sia chiaro il procedimento che abbiamo utilizzato. La contrazione delle lunghezze è stata utilizzata insieme a una banale procedura di studio di moto uniforme, conoscendo distanza da percorrere e velocità. È solo la distanza che deve essere corretta. A questo punto io andrei a discutere gli altri esercizi. Mi pare che qualcuno si era incartato sul numero 18, quindi lo andiamo a prendere. Se nel frattempo, se a voi viene in mente qualche dubbio su quello che abbiamo svolto, me lo dite, io ci torno un attimo. Allora, numero 18 è il caso di un'astronave che viaggia ad una velocità di 0,60 c, 60% della velocità della luce. A bordo un astronauta ambidestro giocando a freccette colpisce contemporaneamente due bersagli, uno a prua e uno a poppa dell'astronave, con una distanza di 20 metri. Ecco il caso di due eventi simultanei, almeno secondo l'astronave, che però avvengono, secondo il suo punto di vista, ad una distanza di 20 metri l'uno dall'altro. Aveva scommesso con un amico, in un sistema di riferimento inquieto, di colpirli proprio nello stesso istante, ma quando si presenta per riscuotere, l'amico gli nega la vincita. Perché? Beh, il perché chiaramente noi adesso lo sappiamo. I due contendenti in questa scommessa si trovano in due sistemi di riferimento diversi. Uno magari si trova in un sistema solidale con la Terra e l'altro si trova in un sistema solidale con un'astronave che rispetto alla Terra viaggia a 0,60 c. E abbiamo poco fa, discutendo delle trasformazioni di Lorentz, puntualizzato che la simultaneità tra i due eventi, cioè il fatto che le freccette lanciate su due bersagli distinti, una a prua e una a poppa, arrivano contemporaneamente per uno dei due, ma se è così non possono arrivare contemporaneamente anche per l'altro osservatore, proprio in virtù del fatto che i due eventi, cioè gli impatti delle due freccette con il bersaglio, si verificano sì nello stesso istante ma in posizioni diverse, e questo comporta, in base a quanto abbiamo discusso poco fa, che per un altro osservatore, per esempio l'osservatore solidale con la Terra, se i due eventi sono simultanei per chi sta sull'astronave, non lo sono per un altro osservatore, anzi la distanza temporale fra i due eventi è direttamente proporzionale alla distanza spaziale che i due eventi hanno rispetto al primo osservatore. Quindi praticamente in questo esercizio noi dovremo ragionare proprio su questa formula, mettendo al posto di x1-x2 i 20 metri misurati da chi sta sull'astronave. Poi si moltiplica per beta su c per gamma e si ottiene l'intervallo di tempo che l'osservatore che sta a terra misura come distanza temporale fra l'arrivo della prima freccetta e della seconda. Quindi Lucia mi riporta una difficoltà sul risultato numerico. A questo punto proviamo a fare il calcolo, ci andiamo a calcolare il delta t misurato dall'osservatore a terra utilizzando come valore di beta 0,60 e come valore di delta x 20 metri. Vado a ricopiare questa formula. Mi vado a mettere su un'altra pagina. Scusate. Allora, questo è il nostro delta t primo. Stiamo indicando con delta t primo il tempo misurato dall'osservatore che sta a terra. Sabrina mi indica l'utilizzo di un'altra formula, va bene, eventualmente la possiamo discutere. Io, visto che abbiamo ragionato sulle trasformazioni di Lorentz, ho preferito lavorare su queste, visto che ci siamo, così puntualizziamo meglio il discorso. E allora, prendiamo i dati dal nostro esercizio. Abbiamo detto che per quanto riguarda beta dobbiamo utilizzare 0,60, sotto abbiamo la velocità della luce che è 3,0 per 10 alla 8 metri su secondi, poi abbiamo gamma che è 1 fratto radice di 1 meno 0,60 al quadrato e poi abbiamo la distanza che è di 20 metri, quella tra parentesi, la distanza tra i due bersagli secondo l'osservatore che sta sull'astronave.
Vediamo un attimo cosa viene fuori. Vabbè, qua dobbiamo per forza mettere mano alla calcolatrice, possiamo soltanto controllare le unità di misura intanto. Metri e metri si semplifica, rimane secondi, che quindi riportiamo come unità di misura alla fine del calcolo. L'ordine di grandezza lo possiamo in qualche modo de determinare perché c'è un 20 per 0,60 che fa 12. Sabrina, ora torna un attimo sulla formula che hai scritto tu, appena finiamo il calcolo, così vediamo se corrisponde. Intanto completiamo, qua c'è 20 per 0,60, se fosse 10 sarebbe 6, visto che c'è un 2 viene 12, quindi abbiamo 12 diviso radice di 1 meno 0,6 al quadrato fa 0,36. E poi abbiamo un 3,0 per 10 alla 8, sempre tutto espresso in secondi. Mi pare che non ho dimenticato altro. 12 fratto 3 fa 4, quindi innanzitutto compare, qua c'è un 10 alla 8 che diventa 10 alla meno 8, spostato al numeratore, questo ci dà un'idea di quale sia la distanza temporale fra i due eventi. E poi c'è 12 fratto 3 che fa 4, 4 fratto la radice di 0,74 se non sbaglio, no 0,64, quindi è 4,0 fratto radice di 0,64 da moltiplicare per 10 alla meno 8. Qui potete dirmi voi eventualmente se avete la calcolatrice davanti che cosa viene fuori. 0,64, ma viene 0,8 la radice, quindi dividendo 4 fratto 0,8 viene 4 per 10, 40 fratto 8, 5, dovrebbe venire intorno a 5, 5,0 per 10 alla meno 8 secondi. Se non ho sbagliato facendo i calcoli a mente, questo dovrebbe essere il risultato. Vediamo un attimo se il libro di testo riporta questo risultato, sì, 5 per 10 alla meno 8 secondi. Ovviamente si tratta di un tempo piccolissimo, stiamo parlando di 500 milionesimi di secondo, cioè un tempo molto molto breve, difficile da valutare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Fatto è che avendo un orologio atomico sufficientemente preciso, potrebbe essere possibile misurare questa differenza e in ogni caso i due osservatori non sono d'accordo sulla simultaneità dell'arrivo delle due freccette. Ovviamente questa è una discussione che può aver luogo soltanto se non conoscono la relatività. La relatività li mette d'accordo. Ora andiamo un attimo all'osservazione di Sabrina. Sabrina aveva utilizzato, se non ho capito male, riporta un attimo la formula che hai scritto in chat, T' uguale gamma per, hai scritto V per D fratto C quadro. Leggo correttamente? Mi pare di sì. E allora vediamo da dove hai preso questa formula. Hai supposto che il primo evento fosse all'istante 0, il secondo evento quindi è all'istante t' e hai utilizzato la distanza d che io ho calcolato come x2 meno x1, hai moltiplicato per v fratto c quadro. E allora attenzione, io ho scritto tutto sommato una formula simile, possiamo provare a confrontarla. Quindi per me questo è d, così ci mettiamo d'accordo. Poi gamma beta fratto c, se guardi, gamma beta fratto c si può scrivere anche come gamma, beta è v su c fratto c, quindi beta io l'ho espresso adesso nella sua definizione, e troviamo così gamma per v fratto c quadro, che se guardi è esattamente quello che hai scritto nella tua formula. Quindi le due formule sono equivalenti. Non hai utilizzato una formula diversa, è la stessa formula scritta in modo leggermente diverso, semplicemente cambia il fatto che si possa utilizzare beta o V uguale beta per C. Perfetto, chiarito questo aspetto, diciamo che oggi potremmo anche, a meno che se avete qualche osservazione sugli altri due esercizi possiamo guardare brevemente, altrimenti io mi fermerei qui, che credo che abbiamo un po', esaurito l'argomento di oggi. Simone chiede pausa, più che altro direi interruzione, pausa pranzo, quindi poi ci si rivede domani con la lezione di matematica e la fisica è aggiornata a giovedì. Quindi se non avete altre osservazioni io chiuderei. Benissimo ragazzi, grazie per la pazienza e ci vediamo domani.